Si chiama codice etico del diritto della persona di minore età alla salute e dai servizi sanitari. In Toscana è la prima esperienza per arrivare a garantire piena applicazione su cure anche domiciliari e assistenza sin dall'epoca prenatale. Elaborato dalla Garante regionale per l'infanzia e l'adolescenza, Camilla Bianchi, è stato sottoscritto da tutti i direttori generali delle aziende sanitarie, martedì 18 luglio in Palazzo del Pegaso, e verrà adottato da tutte le strutture con un atto di impegno formale per la sua completa applicazione. Con grande soddisfazione che questo garante ha elaborato un codice etico per il diritto alla salute delle persone di minore età ospedalizzate e in assistenza sociosanitaria domiciliare e che nell'ambito della Regione Toscana rappresenta un sostanziale strumento di tutela per garantire al meglio il diritto alla salute e al benessere psicofisico delle persone di minore età. Il codice è stato adottato da tutti gli ospedali della Regione Toscana che quindi lo applicheranno, adotteranno e diffonderanno all'interno delle loro realtà sanitarie e questo non può che essere un atto di civiltà e una significativa crescita culturale per l'intero territorio della Regione Toscana. Il diritto alla salute non può non prevedere anche tutti quei profili di natura non prettamente sanitaria, ad essi comunque collegato, come il diritto all'istruzione, al gioco e alla continuità relazionale. E questa sarà quindi l'attenzione di tutti gli operatori sanitari di garantire nell'ambito del diritto alla salute ogni aspetto che possa tutelare al meglio la salute e il benessere delle nostre ragazze e ragazzi. Questo codice è di tutti e investe i diritti fondamentali dei nostri giovani. Garantendo parità per ogni bambina e bambino residente in Toscana. Così ha commentato la firma il presidente del Consiglio regionale Antonio Masseo. È una giornata bella, la Toscana è sempre stata terra di diritti, una terra che non si è mai voltata dall'altra parte. Io penso che lo stato di democrazia di una regione, di un paese, si misuri attraverso il livello di offerta sanitaria, attraverso la tutela dei bambini, attraverso la tutela di chi soffre, di chi è più fragile, dei detenuti. Ecco, oggi un ulteriore passo avanti in questa direzione. Noi abbiamo un obiettivo, fare in modo che un bimbo che nasca a Zeri abbia gli stessi diritti di un bimbo che nasce a Firenze e questo protocollo che mette insieme tutte le ASL, tutte le aziende della nostra regione risponde esattamente a questo obiettivo. Soddisfazione espressa anche dal presidente della Commissione Sanità Enrico Sostegni. Oggi mi pare sia un momento assolutamente importante di un lavoro fatto dalla Garante insieme alle aziende che punta a formalizzare l'impegno delle aziende all'adozione di questo codice, è un codice che punta a aver formalizzato quello che è l'impegno importante che il sistema sanitario deve avere per i più piccoli, per i minori, con enucleati al suo interno tutti quelli che sono i diritti fondamentali che un minore deve vedere riconosciuto dal sistema sanitario quando ha un problema di salute. È un lavoro importante che parte dai codici, dalle dichiarazioni europee, dalla dichiarazione internazionale dei diritti del fanciullo e che viene poi a concretizzarsi in azioni e in modelli organizzativi che sono già implementati in gran parte della sanità toscana, ma che saranno un punto di riferimento per tutti coloro che organizzano i servizi e per tutti i pazienti e le famiglie. Passa all'unanimità la mozione presentata da Vincenzo Ceccarelli del PD sull'emergenza abitativa nel corso dell'ultima riunione del Consiglio. Accolto l'emendamento di Fratelli d'Italia sull'impegno della Regione a ricavare risorse per ristrutturare gli alloggi ERP. Una mozione che abbiamo ritenuto doverosa perché in un momento di particolare difficoltà, dopo la pandemia, con l'inflazione a due cifre, con il caro energia che sta minando il bilancio delle famiglie, il governo nazionale non ha messo nessuna risorsa per quanto riguarda uno strumento fondamentale per intervenire e attenuare il disagio delle famiglie in difficoltà, vale a dire il fondo per il contributo affitti che riguarda circa il 20% delle famiglie toscane, il fondo per quanto riguarda la morosità incolpevole, risorse per intervenire nella ristrutturazione degli edifici ERP che si liberano e vanno
risistemati prima di essere riattribuiti. Diego Petrucci di Fratelli d'Italia ha posto l'accento sul tema degli alloggi popolari. Noi pensiamo che il tema del contributo agli affitti per la morosità incolpevole sia un tema serio che debba essere affrontato. Fratelli d'Italia l'ha affrontato nello scorso coordinamento regionale, abbiamo fatto appello ai nostri parlamentari toscani a portare l'attenzione anche del governo. Ci immaginiamo che il Parlamento italiano e il governo se ne occuperanno nelle prossime settimane e ci auguriamo che venga ripristinato il fondo per la morosità incolpevole. Al tempo stesso, quando si parla di emergenza abitativa, non possiamo dimenticarci che in Toscana ci sono circa 3.000 alloggi residenziali pubblici che sono vuoti, non possono essere assegnati perché devono essere ristrutturati e non ci sono i fondi necessari per ristrutturarli. Noi pensiamo che potremmo immaginare un riscatto straordinario per chi già vive da almeno 18 anni negli alloggi popolari e con il ricavato di quel riscatto, ovvero con la possibilità che una persona che già sta lì da almeno 18 anni possa acquistare quell'appartamento, con quel ricavato si possa ristrutturare i 3.000 alloggi già esistenti ma non che non possono essere assegnati e così dare una casa a qualche migliaio di cittadini toscani. È un atto di buon senso in questo momento e credo sarebbe opportuno che il governo investisse sulle case popolari in tutta la nazione, ha commentato Giovanni Galli della Lega. Noi ci siamo mossi soprattutto con i nostri parlamentari per quanto riguarda la morosità, l'affitto e il sostegno, assolutamente sì, saranno sempre, è un motivo per nostro di dare il contributo ai nostri cittadini che purtroppo in questo momento il fondo non è stato sovvenzionato, però il fondo ancora esiste e già questo è una cosa che ci lascia ben sperare e speriamo appunto che si arrivi presto a una soluzione. No, per quanto riguarda invece la ristrutturazione delle case popolari, intanto dobbiamo partire dal concetto che attraverso il PNRR sono arrivati 93 milioni soltanto per la Toscana, dei quali 14 sono stati addirittura spesi per un solo nucleo che riguarda quello a Firenze in via dell'Accademia del Cimento, con una spesa per ogni singolo appartamento di 110.000 euro. Ci sembra che sia una spesa decisamente molto elevata, anche se si tratta di una ristrutturazione anche antisismica. Però con 110.000 euro sicuramente si potevano fare anche appartamenti nuovi. Presentato in sala Gonfalone, Taxi Milano 25, il libro di Alessandra Cotoloni che racconta la straordinaria storia di Caterina Bellanti, ovvero zia Caterina, la famosa tassista di Firenze conosciuta in tutto il mondo per la sua opera di assistenza ai bambini malati di tumore che accompagna nel proprio taxi colorato all'ospedale Meyer di Firenze. Alla presentazione presenti il presidente e il vicepresidente del Consiglio regionale Antonio Masseo e Marco Casucci. È una pubblicazione che racconta il cuore grande della Toscana, uno dei volti più belli della nostra regione, è un volto che racconta la solidarietà, la capacità di star vicino a chi soffre, di trasformare le paure, le preoccupazioni in speranza, in gioia. Zia Caterina è questo, è una forza della natura che arriva al cuore di ciascuno di noi e che fa sorridere chi dentro piange, qualcosa di enormemente bello. Il libro è già stato tradotto in tedesco, io mi auguro possa essere tradotto in tante altre lingue, perché questa storia è una delle storie più belle della nostra Toscana. La parola aiuto dovrebbe essere vissuta da ciascuno di noi con umiltà e sincerità. Quando abbiamo bisogno di chiedere aiuto, dovremmo chiedere aiuto. Io oggi posso dire di essere emozionato e felice per aver dato un piccolo contributo per ricordare una figura come zia Caterina, che ovviamente non è nuova al Consiglio regionale. Già nella scorsa consigliatura fu definita con tanto di pergamena ambasciatrice toscana della solidarietà. E oggi siamo qui a parlare di un rivoluzionario dei nostri tempi. È intervenuto anche l'assessore toscano Leonardo Marras. Beh, noi l'abbiamo presentato ormai diverse volte e quindi parlo a titolo proprio personale. La zia Caterina è diventata veramente una zia di famiglia, quindi ci ha accompagnato e accompagna ancora, perché il
nuovo taxi dedicato a Maria Sole, per cui a noi ci fa enormemente piacere che ci sia questa relazione che continua e cerchiamo di darle una mano. E mi fa davvero tanto piacere che il Consiglio regionale abbia voluto tributarle in questo anno particolare, questo momento di presentazione del libro che la descrive, che la racconta, perché quest'anno è stato davvero il riconoscimento più importante, il ricevimento al Quirinale con il conferimento dell'onorificenza, a dimostrazione del fatto che la sua scelta di vita ha aiutato e aiuta tantissimi bambini e famiglie in percorsi molto difficili. L'autrice Alessandra Cotoloni ha sottolineato come sia stata un'esperienza unica conoscere e raccontare la storia di zia Caterina. È stata un'esperienza, direi, unica, perché questa è stata la possibilità di poter conoscere la zia Caterina, e quindi noi abbiamo un personaggio così importante in Toscana che fa una cosa così bella e così importante. E poi è stata la possibilità di veramente incontrare tante persone, un arricchimento costante e continuo, perché ogni volta quando sali nel taxi c'è un'esperienza che non sai nemmeno quale tipo di esperienza ti possa aspettare, però ecco, esci fuori, scendi fuori che dal taxi che ti senti veramente tanto arricchito. Zia Caterina ha concluso dicendo come ci troviamo in un periodo di estrema emergenza, l'emergenza d'amore. In questo momento mi sento di dire che è un'emergenza amore, quindi quanto mai è disponibile l'essere umano e quanto lo deve essere adesso, perché adesso siamo tutti in emergenza. Essere in emergenza vuol dire chiedere aiuto, vuol dire non ce la faccio da solo, vuol dire aiutami, perché non è facile nascondere questo disagio, è impossibile adesso, siamo tutti in emergenza e c'è bisogno di chiedere aiuto. Il messaggio è questo, un libro per scambiare il nostro disagio e un modo per chiedere aiuto. Noi abbiamo voluto premiare le eccellenze, i ragazzi che ce la fanno toscani, e lo facciamo con questo nuovo riconoscimento, le ali del Pegaso. Questo è lo scopo, nelle parole del presidente Mazzeo, del nuovo riconoscimento del Consiglio regionale per premiare i giovani toscani under 35, conferito per la prima volta a Filippo Macchi, il nuovo campione europeo di fioretto. È un modo per dirgli di volare in alto, di continuare a inseguire i propri sogni, le proprie ambizioni. È un modo per dirgli che le istituzioni gli sono vicino. Questo premio nasce in collaborazione con Polimoda, che lo ha realizzato, e oggi per la prima volta lo mettiamo a disposizione di cittadini, di ragazze e ragazzi toscani che possono farcela e possono farcela ancora di più. E vogliamo premiare Filippo Macchi, appena diventato qualche settimana fa campione europeo di fioretto. Conosco Filippo personalmente da bambino, so quanto impegno, quanta passione, quanta dedizione, la tenacia, e ai ragazzi più giovani un messaggio: Filippo è caduto tante volte, ma poi ce l'ha fatta, e questo è il senso del motivo di questo riconoscimento. Ci si può cadere, ci si può rialzare e ce la possiamo fare. A partecipare alla cerimonia anche il vicepresidente del Consiglio regionale Stefano Scaramelli e il consigliere segretario dell'ufficio di presidenza Diego Petrucci. Lo sport della Toscana sta primeggiando ormai alla grande in tutte le categorie. Questa è una storia che si rinnova nella scherma, ovviamente un riconoscimento di una tradizione che ormai è evidente, che è nel DNA, nel sangue dei toscani, e quindi un riconoscimento che il Consiglio regionale vuole dare nella proprio Palazzo del Pegaso per dimostrare la vicinanza allo sport, ai valori, e soprattutto premiare le espressioni dei giovani atleti toscani che si affermano a livello internazionale. Questo premio, le ali del Pegaso, è sicuramente un premio molto significativo, perché si rivolge appunto agli under 35 della nostra regione, ed è giusto che le istituzioni diano particolare attenzione a quelle ragazze e a quei ragazzi che sanno ottenere successi anche nello sport, non soltanto nello sport, sicuramente nello sport, in una tradizione, quella del fioretto, della scherma, della sciabola, insomma, che vede la Toscana, vede Pisa in particolare comunque ai vertici del mondo da sempre. Quindi siamo particolarmente contenti, particolarmente soddisfatti, e ci auguriamo, insomma, di continuare a rimanere sul tetto del mondo e d'Europa per ancora tanti anni. Il mio è un percorso che parte da lontano, ha commentato Filippo Macchi nel ricevere il premio, e sono stato circondato da persone che hanno saputo tirare fuori il meglio di me.
percorso che inizia appunto tanti anni fa, fin da quando sono piccolo ho sempre praticato questa disciplina, sono sempre stato appassionato di scherma, e è una tradizione di famiglia per quanto mi riguarda, e ho sempre avuto persone che mi circondavano che hanno sempre saputo tirare fuori il meglio di me. E negli ultimi 2 anni, nell'ultimo anno e mezzo, in realtà il nostro CT, Stefano Cerioni, che è un grandissimo CT, e è riuscito, ha puntato tanto su di me, ho sentito tanto la sua fiducia e penso di averlo ripagato con la stessa moneta.